Siamo a Mazara del Vallo, dove l'onorevole Oddo ha incontrato i cittadini mazzaresi, i possibili votanti, i sostenitori anche. Oggi con un folto numero di amici, oggi qui abbiamo proprio parlato e ha messo a nudo pure il suo punto di vista sulle prossime politiche, non soltanto quelle regionali ma anche quelle che verranno successivamente. Ma stamattina i mazzaresi mi hanno stupito. Il calore con cui mi hanno accolto è veramente di grande incoraggiamento per una battaglia elettorale difficile. Io sono stato molto vicino a Mazara in questi anni, ho tanti amici e credo di aver dato un mio importante contributo. Io credo, ringrazio il segretario Franco Spedale, Pietro Marino, Ciccio Foggia e tutta la squadra che a Mazara si sta preparando a un grande risultato elettorale. Un risultato elettorale che, se mi porterà all'Ars per la terza volta il 5 di novembre, può all'indomani lanciare il Partito Socialista a Mazara verso le altre sfide, le elezioni provinciali, le elezioni comunali che ci saranno in primavera, dove il Partito Socialista si candida a essere un grande protagonista della vita politica mazzarese. Ci sono queste condizioni, Mazara merita una classe politica anche migliore di quella che ha avuto negli ultimi anni e io mi sento oggi assolutamente figlio di Mazara. Con la lista Sicilia Futura, con Micheri presidente, come mai questa scelta? Ma la lista è Sicilia Futura PSI, è l'accordo che ho fatto io, leader del Partito Socialista in Sicilia, con Cardinale, leader di Sicilia Futura. Insieme supereremo certamente, come tutti i sondaggi ci attribuiscono, lo sbarramento del 5%, e abbiamo un candidato presidente, Fabrizio Micheri, che è assolutamente in campo come persona più autorevole, più credibile. Ha davanti due avversari che sono stati surclassati già la volta scorsa, Cangellieri e Musumeci, che sono al secondo tentativo. Fabrizio Micheri ha solo bisogno di essere portato fra la gente, in mezzo alla gente in questi 20 giorni e di essere fatto conoscere anche ai cittadini di questa provincia. Oggi Franco Spedale ha parlato di una prospettiva in assessorato per lei. Ma io ho fatto il deputato questore, se vengo rieletto sono alla terza legislatura. La possibilità che vada al governo e che mi è stata promessa è un ulteriore strumento che potrei mettere in campo per aiutare questa provincia. L'accoglierei come una nuova sfida. Ho detto che mi piacerebbe fare l'assessore al turismo, perché credo che il futuro di questa terra passi attraverso un'agricoltura di qualità e attraverso un turismo destagionalizzato. Quindi confrontarmi con queste sfide sarebbe una bella scommessa e mi consentirebbe di dare un ulteriore contributo alla provincia di Trapani. È una terra che con questo sole darebbe ampio spazio al turismo. I privati sono pronti, manca quindi lì l'ente istituzionale. Ma oggi è una giornata strepitosa. È assolutamente paradossale che buona parte delle strutture turistiche di questa provincia siano già chiuse, come se la stagione turistica sia terminata. Dobbiamo puntare ad esempio a un turismo convegnistico come fanno nella Riviera Romagnola. Abbiamo la possibilità di vivere prevalentemente di turismo in questa provincia. È un'opportunità che passa in parte dall'aeroporto di Birgi, ma passa anche dalle navi di crociera, passa da una rete ferroviaria più veloce rispetto a quella che abbiamo. Quindi intanto interventi infrastrutturali per consentire alla gente di venire qua, e poi occorre anche un'iniziativa privata che vada, si muova nella stessa direzione. Un rapporto sinergico fra Stato e imprenditori privati può rilanciare il turismo in questa provincia. Una grande squadra lei ha qui a Mazara, lo ha detto poco fa, con Ciccio Foggia e Pietro Marino, tornerà a festeggiare il 6 novembre quindi. Ho promesso che il 6 novembre sera sarò nuovamente qua dentro, perché credo che col voto dei mazzaresi posso vincere questa difficile ma esaltante sfida. Accanto a me Pietro Marino, presidente del PSI qui a Mazara del Vallo, il consigliere comunale del PSI Ciccio Foggia. Oggi è una giornata importante, si è presentata una importante appunto candidatura, quella di Nino Oddo, alle regionali, ma anche in vista delle altre elezioni che ci saranno sia come amministrative che nazionali. Sì, sì, sicuramente è iniziata ora, come dire, l'escalation della politica futura. Da oggi fino al prossimo anno ci saranno prima l'elezione regionale il 5 novembre e noi abbiamo iniziato con grande forza e grande volontà di fare bene. Ringraziamo
con di vero cuore tutti gli amici che sono stati qui oggi presenti. Io e Francesco e insieme a tutto il PSI, che siamo tanti, stiamo lavorando affinché questo partito e il nostro deputato Nino Oddo il 5 venga eletto, perché la sua elezione sarà il nostro futuro politico, visto che ci attendono le prossime provinciali e noi già abbiamo il nostro candidato da portare avanti e perché no farlo anche eleggere. E poi ci saranno, abbiamo un progetto comune, la volontà che vogliamo essere a Mazara del Vallo con le nostre idee, con il nostro modo di fare, essere presente. È chiaro che abbiamo chiesto, ho chiesto personalmente a tutti i miei amici e tutti i nostri sostenitori di fare una bella campagna elettorale, perché i numeri che usciranno fuori di questa tornata elettorale sarà il nostro biglietto da visita per le prossime tornate elettorali a noi importanti, soprattutto quelli provinciali e anche locali, dove chiaramente avremo il nostro sindaco e il nostro progetto della nostra città per come la vogliamo oggi, domani e per il prossimo futuro. Siamo gente, io e soprattutto qua Francesco, che ci conoscete bene. Io mi sento una persona più umile di questo mondo, continuo ad esserlo perché non mi sforzo di esserlo, però è chiaro che ce la metterò tutta affinché la prima tornata, come ripeto, Nino Oddo venga eletto con grande numero e con grande volontà politica, con tutti gli amici miei e gli amici di Francesco e del PSI, per dimostrare veramente chi siamo e chi saremo nel prossimo futuro. Consigliere Foggia, quindi la squadra è pronta? Sì, diciamo che il PSI ormai a Marzara è una realtà. Tutto questo grazie al grande operato che ha fatto l'onorevole Oddo in provincia di Trapani, ma soprattutto nella nostra città, perché io sono l'espressione politica in consiglio comunale e devo ammettere che grazie comunque a tutte le persone che mi coadiuvano, come segretario Franco Ospedale, presidente Pietro Marino e tutto comunque tutti i consiglieri che fanno parte, che magari non si conoscono, sono dietro le quinte, e stiamo lavorando nell'interesse di fare crescere questo partito a Mazara. Siamo imbattuti a questa tornata elettorale importante, perché il risultato di questa tornata elettorale è figlia magari del prossimo risultato delle prossime provinciali amministrative che ci saranno nella nostra città. Il nostro obiettivo è quello di portare l'onorevole Oddo all'Ars, per come comunque ha dimostrato, perché ha dimostrato di essere una persona seria. A discapito di tanti altri politici è stato l'unico deputato ad essere sempre presente nel territorio. Mi ricordo quando ho fatto un'interrogazione sull'ecografo, lui è stato uno di quelli che mi ha fatto incontrare allora De Nicola, e a Mazara adesso c'è un ecografo proprio anche grazie al suo impegno. Mi ricordo quando si è parlato dell'ospedale di Mazara del Vallo, è stato l'unico deputato non mazzarese ad essere presente nella nostra città e a difendere, diciamo, la mia iniziativa, che è poi l'iniziativa dei mazzaresi, del nostro ospedale, un ospedale importante che attualmente sicuramente dà tanti disagi, ci sta mortificando un po' l'assessore. Speriamo che cambiando assessore riusciremo a dare la giusta dignità alla nostra salute pubblica. Detto questo, l'onorevole Oddo è stato anche presente per la festa del pane, ecco, ha fatto vedere dei contributi della regione Sicilia. Quando parlo mi assumo le mie responsabilità e dico semplicemente delle verità. Se qualcuno eventualmente vuole smentire lo può pure fare, ma gli verrà molto difficile. Quindi chi vota Oddo vota Foggia, vota Marino. Questa è una squadra ormai importante che può comunque regalare, diciamo, dei grandi obiettivi alla nostra città, e noi non molliamo, noi amiamo la politica del fare, abbiamo la politica di essere presente in mezzo alla gente, del territorio, come si dice quando si stringe la mano, no? Noi non siamo quelle persone che una volta a ricoprire il ruolo ci dimentichiamo della gente, noi scendiamo in piazza, parliamo, discutiamo, cerchiamo di risolvere i problemi, e quando noi possiamo risolvere siamo capaci pure di dire di no, rispondiamo al telefono, e se non possiamo rispondere chiamiamo noi. Questa è la politica che la gente ama, non la politica delle chiacchiere o delle promesse. Quindi viva Mazara, viva l'onorevole Oddo e viva il PSI. Naturalmente il voto va dato, lo spiego ai cittadini mazzaresi, mettendo la X sul partito Sicilia Futura e poi scrivere l'onorevole Oddo. Questi sono i fatti, a noi la forza dei fatti. Buongiorno e benvenuti a tutti, siamo qui ad inaugurare il comitato e a presentare, ad aprire la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali del candidato onorevole Nino Oddo, al cui facciamo un caloroso applauso. Do la parola al consigliere nazionale e segretario del Partito Socialista di Mazara del Vallo, Franco Ospedale. Vabbè, mi sposto lì, vengo lì. Pronto? Si sente pronto? Allora, compagni e compagni, benvenuti
è per me motivo di grande orgoglio inaugurare questo comitato elettorale insieme all'onorevole Nino Oddo. Il Partito Socialista a Mazara, a partire dal 2014, grazie all'impegno costante dell'onorevole Nino Oddo e di tutti i compagni socialisti, non solo è risorto da un periodo di oblio, ma si è rigenerato e fortificato. Di questo ne sono orgoglioso e fiero. In questa circostanza ci apprestiamo ad affrontare la più delicata ed importante campagna elettorale degli ultimi 20 anni, da cui dobbiamo uscire vittoriosi sostenendo la figura del nostro candidato alla regione con lo stesso impegno con cui lui ha permesso al Partito Socialista di crescere a livello provinciale e regionale. Non è scontata a tal proposito una notizia che ci onora e ci stimola molto. Nelle trattative e negli accordi elettorali che hanno proceduto alla definizione della lista dei candidati all'ormai imminente scadenza elettorale del 5 novembre prossimo, è stata concordata l'assegnazione di un assessorato regionale nel prossimo governo siciliano del nostro candidato onorevole Nino Oddo. Ciò oltre a renderci fieri e onorati, perché è la testimonianza della stima e della fiducia, dell'alta considerazione di cui gode l'onorevole Oddo, ci rende protagonisti importanti di questa competizione elettorale e forza determinante del futuro governo siciliano. Non è cosa di poco conto. Dobbiamo pertanto impegnarci tutti in questa campagna elettorale con il massimo impegno, perché vincere significa contare di più, incidere di più, sperare a ottenere di più per la nostra città e la nostra regione. Grazie. Adesso diamo la parola al presidente del partito del PSI, Pietro Marino. Allora, grazie a tutte voi per la vostra presenza. E vi ringrazio a nome mio e a nome di tutto il gruppo del PSI di Mazara del Vallo per la vostra partecipazione. È chiaro che sul banco ci siamo pochi, ma tanti altri dietro fate parte del nostro direttivo e quindi non c'era neanche il posto per essere qua vicino a noi, ma saremo e siamo sempre vicini a voi per come lo siamo stati sempre. Oggi, dopo tanto tempo, mi coglie giustamente l'obbligo di fare politica. Da molto tempo che sono stato assente, visto che l'ultima elezione comunale non sono stato eletto, però il partito poi ha scelto e ha voluto che io facessi il presidente del Partito Socialista di Mazara del Vallo. L'ho preso con orgoglio e con onore. Ora siamo alla prima tornata utile e importante, che sono le elezioni regionali. Ce ne saranno a breve tante, ci saranno le provinciali, ci saranno le politiche, ci saranno anche le amministrative. È chiaro che il sottoscritto piace da 20 anni fare politica, l'ho fatto sempre e continuerò a farlo, se naturalmente lo faccio con piacere, con onore, perché voi, cari amici, tutti, mi avete dato la possibilità di farlo grazie ai vostri consensi e la fiducia che ogni volta mi avete dato e che è sempre la stessa. Ogni volta che mi sono candidato ho avuto l'onore e l'onere di prendere quasi sempre gli stessi consensi, e parliamo di amministrative.
È chiaro una cosa, per me la politica, caro Nino, è un hobby, è come giocare a calcio, l'ho detto sempre. Lo faccio con piacere e con amore dopo il lavoro, perché è fondamentale per me, come lo è per voi amici e per com'è anche per tutti i miei cari, i miei familiari, la cosa più importante è la famiglia e poi il lavoro. Poi c'è la politica, poi c'è il calcio, che la famiglia Marino è innamorata di giocare a calcio. Anche se siamo juventini, ieri l'abbiamo perso, pazienza, ci rifaremo, ci rifaremo. È chiaro? Lo so, Francesco, anche lui un juventino come me è sfegatato, però bisogna accettare anche le sconfitte, purtroppo, non si può sempre vincere. Ora, che voglio dire con questo? Cari amici, in queste tornate utili che ci saranno, purtroppo ogni tornata utile, la politica è fatta di numeri, di consensi. Abbiamo oggi la possibilità, con l'onore e il piacere, io personalmente, di invitarvi a votare e fare votare, naturalmente, con grandi numeri e grandi consensi, il nostro e il vostro carissimo amico, l'onorevole Nino Oddo. Perché votare Nino Oddo? Non è alto, non è bello, diciamocela tutta. Nella foto ha messo la foto di quando aveva 15 anni probabilmente. Però, è chiara una cosa, non è neanche basso e non è neanche brutto, né? Quindi non so se. Però è stato Nino un carissimo amico, un carissimo politico, che quando l'abbiamo noi chiamato alle sue attenzioni, sia per i miei amici, per i suoi amici, per gli amici del PSI e per i problemi della località mazzarese che noi facciamo parte, si è messo sempre a disposizione per tutti noi e per tutti voi. Non abbiamo raggiunto su 100 obiettivi, ma su 170 l'abbiamo fatto. Tutto quello che si poteva fare è stato fatto. Per gli altri abbiamo avuto l'impegno e la volontà di poterli realizzare. Speriamo nel prossimo futuro sicuramente. È chiaro ed è importante, colgo 5 minuti in più perché per me è una cosa che da tanto tempo che dovevo parlare di politica e che non l'ho fatto per diversi anni. È iniziata una campagna elettorale da oggi al prossimo anno sicuramente con tutte le future tornate elettorali. Cari amici, io parlo con voi soprattutto, che ognuno di noi parlerà con i propri amici. Se voi volete che io, Pietro Marino, continui a fare politica, l'unico modo e sistema è quello che, come sempre, mi avete dimostrato il vostro affetto e la vostra stima, e io ne sono veramente orgoglioso. In che senso? Se Nino Oddo, visto che è considerato che non è un mazzarese, è di Erici, e lui sarà a prendere consenso nella sua città, è un modo per confrontarci, perché se noi l'indomani delle elezioni non prenderemo i consensi dovuti e quindi non faremo un bel risultato in città, si dirà il PSI è morto, Pietro Marino non c'è più, è scomparso. Questo è quello che succederà dall'indomani delle elezioni. Visto e considerato che Nino non è mazzarese, per noi è un confronto di dire: Nino ha preso 1000 consensi, Pietro Marino e la compagine Foggia e quant'altro sono ancora forti, sono in campo, sono loro con tutti gli amici, Michele Reina e tanti altri, non voglio dire, giustamente non vorrei dimenticare altri perché ci siete tanti che siete insieme a noi a partecipare a questa bella manifestazione, dire che sono scomparsi. I consensi sono fondamentali per dire che noi ci siamo e ci saremo per le prossime tornate. E vi ripeto, ci saranno poi, grazie a questo ci terranno in considerazione le future provinciali e abbiamo un progetto per le amministrative. Nelle amministrative noi siamo pronti per fare poi il nostro sindaco, le nostre elezioni, i nostri programmi e perché no, se dimostriamo di avere i numeri per come abbiamo sempre fatto, nessuno ci può dire che siamo morti, siamo ancora vivi. Io l'unico modo per continuare a fare politica è se l'indomani di giorno 5 prendiamo i consensi che ci meritiamo. Se questo non accadesse, vi dico la verità, è chiaro che il messaggio vostro è che gli amici miei mi dicono: Pietro, non hai più consenso, non sei più buono, o politicamente non sono più
a cospetto delle vostre prospettive e della vostra fiducia. Io non ho difficoltà, non mi candiderò più e farò un passo indietro, darò la possibilità ad altri di fare politica. Io sono bello sempre schietto e chiaro. Se volete che io continui a fare politica e avere il vostro consenso, l'unico modo è quello che mi avete sempre dimostrato negli ultimi 20 anni, dimostrare i consensi che noi vi chiediamo. Non per la mia persona oggi e per Nino Oddo, giorno 5, che è il nostro deputato, ma questa è la dimostrazione che Pietro Marino, Francesco Foggia, il segretario, tutti voi presenti, ci siamo e ci saremo per le prossime tornate. Se questo non accadrà, non voglio essere ripetitivo, vuol dire che siamo scomparsi. Quindi vi chiedo a tutti voi di fare uno sforzo maggiore, se tenete a me e alla mia persona, votando soprattutto giorno 5, fate votare il carissimo amico Nino Oddo, non bello, non alto, ma non brutto e non basso. Nino Oddo, simpatico. Grazie. Ringraziamo il presidente del PSI Pietro Marino e do la parola al consigliere del Partito Socialista di Mazara del Vallo, Francesco Foggia. Innanzitutto buongiorno a tutti. Mi corre l'obbligo di ringraziare l'onorevole Oddo che oggi è qui nella nostra città. Ma mi corre pure l'obbligo perché proprio pochi giorni fa mi ha lasciato un amico che è stato quello che mi ha messo nel mondo della politica e che io oggi voglio ricordare, perché se oggi sono qui è proprio grazie a lui, che è il sindaco Ciro Caravà, a cui invito a fare un applauso. Detto questo, la vita va avanti, deve andare avanti, non ci possiamo fermare. L'Italia, la Sicilia, Mazara ha bisogno di una sana politica, di una politica del confronto ed una politica del fare. Vedete, in questi anni molta gente ha imparato a conoscermi. Prima magari conosceva il consigliere Foggia sul lato sportivo perché era un attore principale del calcio. Oggi magari mi hanno conosciuto su un'altra sfaccettatura, nel mondo della politica, nel mondo del sociale, nel mondo della sanità, nel mondo dei quartieri disagiati. Questo è stato il mio modo di fare politica. Ho cercato di dare voce a chi non l'ha mai avuta. Ho cercato di impegnarmi per le cose fattive, le cose concrete, che magari tanti altri politici dimenticano oppure ignorano, o magari fanno politica per altri obiettivi. Il mio obiettivo è stato la città di Mazara del Vallo. Io voglio dire no perché Nino Oddo, io dico chi è stato Oddo in questi 3-4 anni per la città di Mazara del Vallo. Vero è che di Erice, ma è pure vero che è stato vicino alla nostra comunità, è stato vicino alla nostra collettività, è stato vicino alla tematica importante che voi sapete, che parlo della sanità, che parlo del nostro ospedale. È stato l'unico deputato della provincia di Trapani ad essere presente al Consiglio Comunale aperto sull'ospedale e a sostenere che la tesi che portava il consigliere Foggia era giusta. È stato l'unico deputato, per quanto riguarda il piano aziendale ospedaliero, a non votarlo in commissione sanità perché non era, diciamo, non era conseguenziale sull'offerta sanitaria che aveva la provincia di Trapani per dare il giusto valore all'ospedale di Mazara del Vallo. Questo significa fare politica costruttiva per la città. A prescindere se di Erice, di Trapani o di Mazara, ha preso una posizione netta e ha difeso la tesi della città di Mazara del Vallo. Questo per me significa modo di fare buona politica. Gli altri fanno politica di bottega, gli altri si candidano e cercano consenso a Mazara, magari non meritandolo, magari mortificandoci. Non parlo male di nessuno, ma una cosa è certa, noi mazzaresi siamo responsabili del futuro dell'Ars, perché dobbiamo essere anche consapevoli per cosa e per chi votiamo, dobbiamo avere le coscienze a posto. L'onorevole Oddo non è stato solo vicino nel mondo della sanità, è stato anche vicino nel mondo del sociale. Il consigliere Foggia, qua vedo tra di noi presenti l'associazione Abilmente Uniti, l'associazione dove ci sono parecchi diversamente abili, abbiamo dato voce a questi bambini meno fortunati. Abbiamo ridato un po' di dignità, abbiamo creato la figura dell'assistente autonomia alla comunicazione,
abbiamo dato anche la figura assistente igienico personale. Queste sono proposte fatte dal consigliere Foggia, sia l'amministrazione che l'onorevole Oddo comunque ha sposato, e questo significa fare politica per il nostro territorio, soprattutto per il sociale. Altre cose importanti sono state fatte e che l'onorevole Oddo mi ha appoggiato e mi ha avallato. Parlo anche della festa del pane, un piccolo miracolo, qualcuno la definisce. Ma ho avuto anche il sostegno della Regione Sicilia, ho avuto il sostegno dell'Arsa, e se non era per l'onorevole Oddo, sicuramente anche questa manifestazione, anche ringraziando l'attività commerciale mazzarese, non si poteva fare. Questo è il modo di fare politica. Vi volete dire voi quanti deputati, oltre a Oddo, hanno fatto questo per la nostra città, a prescindere dal colore politico? Ditemene uno, io vi faccio l'applauso. Non ce n'è neanche uno, nessuno, e solo per questo Oddo oggi merita il suo consenso elettorale. Certo, io dico semplicemente che io sono sempre per il fare. Chi vota Oddo vota Foggia, vota Marino, vota Franco Ospedale. Se voi amate la politica che fa il consigliere Foggia, dovete sostenere Nino Oddo, altrimenti, come dice Pietro Marino, abbiamo fallito. E io non penso che la città vuole questo. Io voglio che voi oggi siete determinati a scendere in campo, a cercare consensi per una persona degna che ci possa rappresentare all'assemblea regionale, che è l'onorevole Oddo. Solo questo può essere un modo di sana e buona politica. Naturalmente questo serve anche da sprono per quei politici che si reputano tali o pseudopolitici, che sono convinti che diventare consigliere comunale o avere altri ruoli politici significa essere presidente della Repubblica. No, la politica significa scendere in mezzo alla gente. Quello che facciamo noi, quello che ho fatto io. Certo, questi 15 giorni sicuramente vedete magari un Foggia diverso, perché il mio obiettivo adesso è l'onorevole Oddo, ma non vi trascurerò, perché io fino a ieri ho lavorato. Invece di lavorare H24, lavoro la mattina per la città, ma il pomeriggio mi devo dedicare all'onorevole Oddo, e spero che anche voi facciate questo, perché l'obiettivo è lui. Se lui arriva all'assemblea regionale, noi abbiamo un grande percorso dietro, ci possiamo preparare per le prossime amministrative e dobbiamo crescere tutti. Ma se siamo tutti uniti, e parlo con il noi, perché nel Partito Socialista si parla con il noi, non con l'io. Di conseguenza, se siamo tutti uniti possiamo raggiungere grandi obiettivi, e la città di Mazara del Vallo ha bisogno di queste persone, della politica del fare. Io amo questo, non amo altro, le chiacchiere le lascio ad altri. Quindi, cari amici, cari concittadini, poco fa Pietro diceva ieri la Juve ha perso, e io dico: Pietro, dalle sconfitte possono nascere grandi vittorie. Nino Oddo sarà la nostra grande vittoria. Grazie e buona domenica a tutti. L'onorevole Oddo è stato e sarà una persona vicina alla nostra città, come testimoniano le parole del consigliere Foggia. Per concludere, do la parola all'onorevole Oddo facendo un grandissimo in bocca al lupo e un grande applauso. Io stamattina mi sento mazzarese, mi sento veramente un figlio di questa città, e spero che mi adottate. Io ho tantissimi amici, ho imparato ad amare questa città, si è incrociata nella mia vita. Io ho iniziato a lavorare il mio primo giorno di lavoro, che, come diceva Pedro, è una cosa importante, il lavoro, la famiglia. Il mio primo giorno di lavoro l'ho fatto a Mazara del Vallo, qua in piazza Mocarta, molto tempo fa, quando entrai in banca. E quindi questa città si è incrociata col percorso, col mio percorso umano. Negli anni attorno a questo mio percorso si è costruita una rete di rapporti. Ecco, anche a me piace il calcio, ci differenzia la squadra per cui tifiamo, ma voglio partire dal calcio. Vedete, noi abbiamo uno squadrone, abbiamo, io mi permetto di dire, i due migliori attaccanti che offre il calcio mazzarese. Sono Ciccio Foggia e Pietro Marino, il rigoroso ordine alfabetico. Sono i due migliori attaccanti che ci sono a Mazara, sono i due migliori politici che ci sono a Mazara, sono i due uomini che hanno maggiore consenso a Mazara. Attorno a loro la squadra è fatta di 11, non basta avere Maradona e Pelé, poi occorre un grande regista, e abbiamo Franco Ospedale, che sta, io non ringrazierò mai a sufficienza per il lavoro organizzativo che sta svolgendo.
Ma poi ci sono anche i terzini, ci sono i pezzi di storia del socialismo, Mazzarese, poco fa c'era Rina Bocina, qua c'è Giovanni Castiglione, Vero Cuccia, pezzi di una storia socialista che Mazzara ha scritto belle pagine e che qua dentro rappresentata, ma vi sono tante altre figure che sarebbe lunghissimo, tanti altri amici che io mi onoro di avere vicino e che in questi anni si sono messi insieme. Vedete, lo diceva poco fa Ciccio, io condivido. La posta in gioco non è solo il mio ritorno per la terza volta all'Assemblea Regionale Siciliana, che comunque è un dato politico importante in una, in un Parlamento regionale che è stato ridotto di numero e quindi saranno soltanto 5 parlamentari eletti in questa provincia, e quindi comprendete che è evidente che se io su 90 deputati alla seconda legislatura ho avuto un ruolo importante, quale quello di deputato questore, alla terza legislatura in un Parlamento di 70 è evidente che potrei guardare più lontano, diciamo, per lavorare per questa provincia. Ma c'è di più, sarebbe soltanto l'inizio di una nuova grande avventura. Nei prossimi 6 mesi noi avremo altre 3 competizioni elettorali che ci riguarderanno: le elezioni politiche nazionali, le elezioni provinciali, le elezioni comunali a Mazzara del Vallo. Se noi vinciamo questa sfida il 5 di novembre, vi posso garantire una cosa, che noi sui prossimi appuntamenti saremo assolutamente protagonisti e che alle provinciali a Mazzara, alle provinciali a Mazzara porteremo un consigliere provinciale che esce da questa stanza, e che alle comunali a Mazzara possiamo guardare lontano, perché io dopo Cristaldi non vedo grandi figure sulla scena politica mazzarese, non ne vedo, e questa è la squadra che potrebbe uscire la più forte dal 6 di novembre, una squadra che è la più forte, può guardare lontano, poi ha la possibilità di essere legittimamente ambiziosa. E non escluderei anche la possibilità che noi valutiamo di mettere in campo un nostro candidato alla sindacatura a Mazzara, perché non ne vedo scienziati in campo, scienziati in campo io non ne vedo a Mazzara del Vallo. Quindi un partito che uscisse vincitore il 5 di novembre può pianificare e c'è spazio per tutti, c'è spazio per Pedro Marino, c'è spazio per Ciccio Foggia, c'è spazio per tante energie che noi abbiamo qua dentro stamattina e in città. Questo è il quadro. Per fare che cosa? Soltanto per occupare posti di potere? No, per proseguire una politica di impegno che abbiamo intrapreso, che è fatta, io dico, di una cosa fondamentale: il rapporto umano con la gente. Vedete, io non è che ho armi atomiche, amo dire a chi mi viene a trovare a Trapani nella mia segreteria, e vengono moltissime mazzaresi, che io dietro la mia poltrona non ho né la mafia, nella massoneria, né in deformazione, né grandi risorse finanziarie, perché sono un figlio di contadini. Io ho voi, un grande tessuto umano di rapporti che ho costruito negli anni e che sono una grande forza, che sono una grande forza. E se oggi vedete il fenomeno del grillismo o altri fenomeni che vanno crescendo, è perché questo contatto con la gente la politica l'ha dimenticato spesso. Tanti altri parlamentari si vedono e li vedete qua soltanto in prossimità degli appuntamenti elettorali. Il contatto con la gente va fatto come fanno loro due, ad esempio 365 giorni l'anno, H24, perché se non si fa così, se la gente non sente la politica come una cosa vicina, scema la passione, la vede come un fatto distaccato. È quello che è avvenuto in Italia, non solo in Mazzara o in Sicilia, negli ultimi 20 anni. C'è stato un distacco progressivo dei cittadini della politica. Io sono un nostalgico della Prima Repubblica, lo dico sempre, perché allora, e chi ha i capelli più bianchi lo ricorderà, la politica era fatta di queste cose. Il pane quotidiano era il contatto umano con la gente, il confronto nelle segreterie, nei direttivi. Io mi picco di fare i congressi, ne abbiamo fatto 2 a Mazzara del Vallo del Partito Socialista, perché è un modo per coinvolgere la gente anche lontano dagli appuntamenti elettorali. Quindi primo il rapporto umano con la gente costante che noi utilizziamo come strumento di lavoro politico. Il secondo è fare le cose. Io ho usato uno slogan: c'è tanto altro da fare. Veniamo da una legislatura brutta nella quale l'unica grande opera pubblica che è stata realizzata in provincia di Trapani è stata Mazzara, che è questo bello ospedale, ma frutto di finanziamenti precedenti, perché in questi 5 anni
in Sicilia si è dovuto soltanto tappare i buchi dei debiti precedenti. Non la voglio fare molto lunga, l'altro giorno lo raccontavo in una riunione organizzativa che abbiamo fatto in via Cappuccini. In Sicilia, quando ci siamo insediati, in questa realtà abbiamo trovato un quadro incredibile, in cui praticamente abbiamo scoperto che il governo Cuffaro in particolare si era divertito a investire in borsa i soldi della regione e l'aveva fatto fallarci in maniera maldestra comprando titoli derivati, carta straccia i titoli derivati, quelli che hanno determinato la crisi dell'America. Se lo faceva con i suoi soldi liberissimo, l'ha fatto con i soldi nostri, ha investito i soldi nostri. Allora, Cuffaro che viene a Mazara a sponsorizzare una candidata, figlia di un suo consulente, figlia di questo mondo, dovrete chiederci se mai, invece di investire i soldi in borsa, con quale coraggio viene ora a sponsorizzare la figlia di un suo consulente che dopo si mangiava la Sicilia, si sono mangiati la Sicilia con debiti enormi che hanno determinato e che non sono più, e per pagare i quali abbiamo fatto mutui che pagheranno i vostri nipoti, no voi, perché sono mutui trentennali, pagheranno i vostri figli e i vostri nipoti per pagare i debiti che hanno contratto il consulente Galvanico e il signor Cuffaro. Questo è il quadro della Sicilia, quelle sono le cose che non leggete sul giornale, questo è il quadro della Sicilia che noi abbiamo ereditato. Poi Crocetta ha fatto anche i suoi errori, perché quando non si possono fare opere pubbliche, uno cerca di fare riforme a costo zero. Per fare le riforme però, ad esempio, la formazione professionale in Sicilia era un settore che andava profondamente riformato, profondamente, perché si era perso il significato originale. La formazione a socco serve, a formare degli studenti per farli entrare nel mondo del lavoro, questo era stato dimenticato, era diventato soltanto un'occupazione per coloro che lavoravano a formazione. Poi se i picciotti acquisivano professionalità era un fatto assolutamente relativo e quindi andava riformata. Però quando tu riformi, quando tu demolisci un edificio che è pericolante, devi avere subito il progetto per costruire l'edificio sostitutivo, altrimenti crei un popolo di senza tetto. È quello che ha determinato in Sicilia una riforma della formazione professionale che è rimasta in mezzo al guado, assolutamente in mezzo al guado. Una cosa buona l'abbiamo abbozzata, io sono stato in commissione sanità, e questa della famosa rete ospedaliera, una cosa che si aspettava da anni, è uno strumento programmatico che si è approvato, noi l'abbiamo approvato, riapre la possibilità di concorsi nel settore della sanità pubblica e consente di pianificare la sanità in Sicilia. Purtroppo va detto che è stato fatto alla siciliana, perché la legge dice che bisogna adottare alcuni parametri che vanno rispettati. Secondo quei parametri andavano chiusi 10 ospedali in Sicilia, fra cui quello di Salemi. Ora, l'assessore invece di dedicarsi ad attaccare l'ospedale di Mazara doveva aiutare l'ospedale di Salemi, come dice la legge, ha inventato l'ospedale di Trapani e Salemi, una grande presa in giro. Ora, io spero che nei prossimi anni, in questi 5 anni che abbiamo davanti, ci concentriamo per fare funzionare le cose, ad esempio nel mondo della sanità. È uno dei parametri fondamentali della qualità della vita di un popolo, la sanità, uno dei parametri fondamentali. Un popolo che è costretto a prendere l'aereo per trovare una sanità adeguata è un popolo che è debole. Noi abbiamo bisogno di avere certamente la radioterapia, certamente avere una assistenza sanitaria di assoluta qualità. Io in questo momento faccio un convegno a Valderice sull'autismo. Ci sono fenomeni ancora in questa provincia in cui chi ha un bambino autistico per fare una cura dentistica deve andare a Catania, una cosa incredibile, incredibile questo, che noi nel 2017 non siamo in condizione di assicurare a un bambino, non un figlio di immigrati che meritano rispetto, ma anche a un figlio nostro, una cura dentaria adeguata. Ecco, queste sono delle sfide incredibili che noi non siamo riusciti a risolvere e che sono le vere sfide del domani, cose vere, cose concrete, non progetti fantasmagorici. Io non credo che noi possiamo in poco tempo realizzare progetti fantasmagorici, però possiamo pianificare un futuro certamente migliore. Mazara è crocevia del Mediterraneo, è un esempio mondiale per la capacità che ha avuto di gestire fenomeni immigrativi di portata storica, fenomeni che
danno lezione all'Europa. Mazara dà lezione all'Europa, dove ci sono fenomeni di fanatismo nei confronti. A Mazara questa integrazione è avvenuta, una grande apertura culturale. Però deve diventare di più Mazara. Mazara ha bisogno, a mio parere, di avere insieme alla pesca, che certamente va supportata e va rafforzata e va sostenuta a livello regionale, occorre creare altri sbocchi anche di natura occupazionale. Io immagino due grandi prospettive per la nostra provincia, che è quella di un'agricoltura di qualità e quella di un turismo destagionalizzato. C'è una giornata strepitosa oggi. Ora, voi pensate che l'80% delle strutture turistiche di questa provincia sono già chiuse. C'è stato 15 giorni fa il Cuscus Fest a San Vito, che diciamo chiude la stagione in questa provincia. L'80% delle nostre strutture turistiche hanno già chiuso. Noi dobbiamo rilanciare in questo settore. Noi dobbiamo avere un turismo, ad esempio, convegnistico, come fanno nella Riviera Adriatica. Noi abbiamo un clima che può fare diventare questa provincia tranquillamente la Florida dell'Europa, dove i paesi del nord Europa vengono qua a passare l'inverno. Dobbiamo assolutamente fare queste cose, cose che sono possibili. Io sono stato alcuni anni fa in Cina con una delegazione di politici siciliani, abbiamo avuto un incontro con gli operatori turistici cinesi, abbiamo fatto vedere diapositive anche di Mazara, Castelvetrano, il pane nero, diciamo, le cose belle che è la nostra archeologia, Selenonte, c'era l'intepre, ci hanno detto, dice, ma due cose, due sole domande, dice, quanti intepreti avete in lingua cinese, perché noi mandiamo i nostri turisti là, dice, e quanti voli potete assicurare dalla Cina per venire in questa provincia di Japan, che loro il 90% non conosceva che esisteva questa provincia di Japan, diciamo, da Pechino. Ebbene, noi siamo andati in Cina con l'Air Cina, siamo andati in Cina con l'Air Cina perché l'Italia non copre la Cina, mentre ci sono la Lufthansa fa 17 voli settimanali con Francoforte, fra Francoforte e la Cina. Nelle nostre scuole non esce un interprete di cinese, e stiamo parlando di un paese che nell'arco dei prossimi 15-20 anni potrà avere 700-800 milioni di persone in condizione di fare un viaggio di 15 giorni di vacanza per il livello economico che stanno avendo. 700-800 milioni, basterebbe intercettarne 50 e avremmo risolto i problemi nostri, dei nostri figli, potremmo pagare i mutui dei debiti di Galvanico e di Goffaro, potremmo fare tutte queste cose e tante altre cose. Quindi vi sono delle cose possibili da fare. Occorre evidentemente una classe politica che non si limiti alla gestione del quotidiano, semplicemente del piccolo favore, ma che abbia la capacità, io parlo con tutti, quindi di assistere le persone sui singoli problemi personali, perché non c'è niente di male se sono legali, se sono problemi che meritano rispetto, che la politica sia interlocutore. Io vi prometto che continuerò a esserlo, anche venendo più spesso ancora di quanto già non vengo a Mazara del Vallo, ma occorre anche la capacità di volare alto, di guardare in prospettiva quale può essere il futuro di un territorio. Io credo che il nostro futuro, è una frase che io cito e con questa chiudo, è la frase che disse John Kennedy in un famoso discorso nell'America degli anni 60. Non chiedetevi cosa può fare l'America per voi, chiedetevi cosa potete fare voi per l'America. E incominciamo dal 5 di novembre. Se il 5 di novembre usciamo con un grande risultato a Mazara del Vallo, questo percorso è possibile alla nostra portata. Sono nelle vostre mani. Vediamo il 6 sera, io verrò qua per festeggiare. Lo voglio.